Amici di Fanner, buona domenica dal campo sportivo Maurizio Melli. È il 23° turno del girone F del campionato di prima categoria. In campo Playeur e Città di Nettuno, con la possibilità per i padroni di casa di accorciare sul campo verde capolista, uscito sconfitto dal match di ieri. Tutto pronto per il calcio d'inizio, primo pallone che sarà giocato dalla formazione ospite in maglia blu. Attaccheranno da destra a sinistra dei vostri schermi. Città di Nettuno, che occupa l'ottavo posto in classifica con 30 punti. E loro il primo possesso ancora nella propria metà campo. Prova ad uscire ora il numero 11, ma viene fermato subito. Poi si combatte in mezzo al campo. Una serie di contrasti alla meglio Buongiorno, che può andare in solitaria, viene fermato, però poi da dietro arriva il numero 5 Pantaleoni, che prova addirittura la botta. Primo tiro del match, termina ben lontano dalla porta difesa da Mellone. Si riprenderà con una rimessa dal fondo per il Città di Nettuno. Pallone in verticale, ora c'è Porcacchia che anticipa un avversario, viene anche toccato duro, guadagna un calcio di punizione il capitano del Playeur, già battuto ma male il calcio di punizione col suggerimento sulla sinistra alla ricerca di Magrelli, che non è riuscito però ad arrivare su questo pallone. Rimessa laterale in questo momento per la squadra ospite sull'auto destra, in due linee. Lo scarico all'indietro, poi suggerimento in avanti che non riesce in un primo momento, sì in un secondo. Serie di rimpalli in mezzo al campo, poi Pantaleoni prova ad allungare, ci mette la testa il numero 5 della squadra ospite, scusate, Carletti. Poi il pallone viene allontanato e termina in fallo laterale per i giocatori in maglia bianca. Pallone all'indietro fuori misura per Cosimi, che si impegna per tenerlo in campo ma non ci riesce. Sarà rimessa laterale in favore della Città di Nettuno. Primi due minuti di gioco che non hanno regalato grandi emozioni. Rimessa battuta, ma già riconquistato il pallone dal Playeur, che prova ora a spingersi in avanti. Pallone in verticale per Buongiorno. Buona la diagonale del difensore in maglia blu Miozzi, che riesce a servire Mellone, che poi allontana, prolunga il numero 11 dalle parti del 9, che prova a scaricare. Buono l'intervento in mezzo al campo di Quaglieri, poi la verticalizzazione, il tocco che stava per favorire Lorenzo Bajlak, che comunque continua nel pressing sui difensori avversari che riescono a cavarsela ancora. Bajlak riconquista la sfera, va sul fondo, sull'out di destra, pensa al traversone, poi rientra, lo prova, pallone deviato, se la cava il difensore. Poi ancora Cosimi però per il Playeur, che sta provando ad alzare il ritmo quando siamo entrati nel terzo minuto di gioco. Pallone in verticale, lungo però per il numero 8 Quaglieri. Può controllare agevolmente Mellone, che poi va alla rimessa in gioco con le mani. Il velo tentato da De Carolis, non è riuscito a favorire nessuno dei suoi compagni. Ricomincia da dietro Porcacchia, si fa vedere centralmente Pantaleoni, che avanza e poi allarga su Magrelli. Prova a girarsi Magrelli e premia la sovrapposizione del compagno sulla sinistra. Pallone verso il centro, il colpo di testa e la clamorosa occasione fallita da Lorenzo Bajlak dopo 4 minuti di gioco. È stato Quaglieri a colpire di testa e non Bajlak. Ci scusiamo per l'errore. Fatto sta che
è andato vicinissimo al vantaggio il Player, che ora continua a spingere. Pallone all'indietro, lanciato lungo da Mazzesi, dove non c'è però nessuno dei suoi compagni. Ringrazia comunque Magrelli, c'hanno d'intesa tra il numero 4 e il numero 10. Pallone già riconquistato dal Player, un contrasto però giudicato falloso dal direttore di gara. Spezza l'azione della squadra in maglia bianca e concede un calcio di punizione dalla formazione ospite. Lo scambio corto e poi il giro palla verso il capitano del Brusco, che prova ad aprire il gioco dall'altra parte. Il colpo di testa del numero 11 De Carolis, che tiene il pallone in gioco ma lo regala agli avversari. Non riesce lo scambio tra Pantaloni e un compagno. Possono salire gli ospiti col numero 4, che allarga per il 3. Interviene da dietro in modo regolare secondo il direttore di gara Albanesi, ma ancora Città di Nettuno nella metà campo avversaria col pallone sull'out destra. Giocato ora in verticale, può fare buona guardia a Porcacchia, che copre la sfera e favorisce l'intervento di Pro in uscita con le mani. Va a rimettere in gioco il numero 1 del Player. 6 minuti di gioco al Maurizio Melli, 0-0 tra Player e Città di Nettuno, con la formazione di casa che è andata vicina al vantaggio con la grande occasione fallita da Quaglieri. Ora c'è un fallo di Lorenzo Bajlak, sarà calcio di punizione per il Città di Nettuno. Giro palla difensivo, tentativo poi di verticalizzazione che non riesce, recupera la sfera Pantaleoni, che trova un ottimo varco per un compagno. Si tratta di Magrelli, che calcia clamorosamente alto, vicinissimo al gol il Player. Pallone in avanti ancora, Città di Nettuno che ha qualche difficoltà in fase di impostazione. Cosimi interviene ora, poi un contrasto tra Pantaleoni e Tucci col numero 5, che ha subito un fallo, già battuto il calcio di punizione. Buongiorno in avanti, prova a girarsi in mezzo a tre avversari, poi a riconquistare la sfera c'è Quaglieri. Si combatte, si sta accendendo il match, sta aumentando anche l'intensità, poi Buongiorno commette un fallo. Calcio di punizione. Pallone dall'altro lato, il controllo e poi il tentativo di verticalizzazione. Allontana di testa con il mancino, scusate, Mazzesi. Poi ci mette la testa Pantaleoni. Rimessa laterale conquistata in questo momento dal Player, già battuta verso Pantaleoni, che gioca su Cosimi. Si fa vedere sull'out di destra Lorenzo Bajlak, che potrebbe anche pensare di andare all'uno contro uno, preferisce invece verticali andare verso il centro, dove c'è il tocco di Buongiorno che non si intende con i compagni. Sfuma anche questa possibilità per il Player, che comunque sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per portarsi in vantaggio. Ancora zero le conclusioni verso la porta avversaria da parte della Città di Nettuno. Col pallone ora per l'estremo difensore, che rischia tantissimo ancora all'interno dell'area di rigore. La sfera recuperata in questo momento da Albanesi, che calcia ma regala il pallone a Mellone. Stanno anche sprecando tanto i padroni di casa. Qui di difficile comprensione la giocata da parte dei calciatori del Città di Nettuno.
Ora Porcacchia. Poi Pantaleoni, avanza palla al piede in verticale per Bajak che cerca di prima Buongiorno, stava cercando la profondità a sua volta il numero 9, non si sono intesi due, possibilità sulla sinistra per De Carolis che può ripartire, prova a verticalizzare verso il numero 3 che calcia verso il centro. Interviene sicuro Pro Albanesi. Apre sulla sinistra per Bugiani che va a scambiare ancora con Albanesi. La verticalizzazione del 7, lo scarico di Buongiorno, impreciso. Buono il fraseggio, poi l'anticipo di Porcacchia che alza la testa, prova a lanciare un compagno ma viene rimandato al mittente il suo suggerimento. Pantaleoni poi in verticale per Bajak che ha la possibilità di girarsi, si allarga Bajak, raggiunge il fondo, mette un raso terra verso il centro, pallone che passa, poi l'intervento del numero 6 del Brusco che mette in corner. Va a battere Bajak, pallone verso il centro, il colpo di testa di Porcacchia non è arrivato per questione di centimetri grazie all'intervento di un difensore del Città di Nettuno. Poi pallone ancora in verticale, regolare la posizione di Lorenzo Bajak che non riesce però a mettere a terra questa sfera, dunque può rifiatare la formazione ospite che è andata vicina a subire il gol dello svantaggio anche per qualche concessione di troppo, ma resiste ancora sullo 0-0 quando è in corso il 12° minuto di gioco. De Carolis ora attaccato da Pantaleoni, tutto regolare, arriva poi Lorenzo Bajak a riconquistare la sfera, cerca anche un tunnel, guadagna una rimessa laterale. Si ricomincia da dietro col pallone per Porcacchia, poi Bugiani sulla sinistra alza la testa, si tratta di Albanesi, scusate, eccolo Bugiani ora sull'out di sinistra che non riesce ad arrivare però su questo pallone leggermente lungo. Rimessa laterale dal fondo, scusate, della quale potrà disporre ora Mellone. Va al rinvio l'estremo difensore, Vento che accorcia la traiettoria della sfera, poi c'è Partoini che prova a girarsi, guadagna comunque una rimessa laterale. Va a batterla Monti all'indietro verso Del Brusco che appoggia su Carletti centralmente. Tomassi, pallone in avanti, recuperato però dal play euro, poi il tocco in verticale di Pantaleoni, Buongiorno non ci arriva. Ancora un campanile alzato sull'out di destra del Città di Nettuno col controllo dell'esterno alto, che non riesce a tenere però la sfera tra i piedi. Buongiorno ora, ottima la sponda per Magrelli, atterrato da un avversario. Sarà calcio di punizione per il play euro. È andato il primo quarto d'ora, c'è Magrelli sul punto di battuta, parte il numero 10, pallone che gira sul secondo palo.
non trova la deviazione di Mazzesi. Poteva essere una buona opportunità, finita sul fondo però la sfera. Nulla di fatto ancora, 0-0 tra Playeuro e Città di Nettuno. Gara che si deve ancora sbloccare per quanto riguarda il risultato, ma che ha già raggiunto un buon livello di intensità. Bajlak, buongiorno, si allarga ora per controllare questa sfera. Alza la testa il numero 9, che poi prova a mettere verso il centro un traversone su cui fa buona guardia la difesa ospite. Rimessa laterale per Cosimi, che centralmente trova Pantaleoni, il controllo del numero 5, che poi allarga su Porcacchia. Si fa vedere Magrelli, che non controlla bene, persa la sfera, ma solo per un attimo, perché non riescono a ripartire gli ospiti, concedendo nuovamente la rimessa laterale al Playeuro, che può rimanere nella metà campo avversaria. Il tocco di Pantaleoni, lo scambio con un compagno, poi si fa vedere sulla destra Cosimi, che riceve e controlla in questo momento sulla sua, apre per Bajlak, che può puntare un avversario, vale uno contro uno, atterrato, ora in due a terra, non arriva però il fischio da parte del direttore di gara, si continua a giocare. Ancora Playeuro in possesso della sfera, il fischio arriva ora, ma solo per interrompere il gioco, per permettere al direttore di gara di accertarsi delle condizioni di Pantaleoni, terminato a terra, tra l'altro nell'area di rigore avversaria, ma non è arrivato nessuna indicazione di regolarità da parte del direttore di gara, e dunque ora si riprenderà con la sfera che verrà presumibilmente restituita dai calciatori del Città di Nettuno. Pantaleoni, Cosimi, all'indietro per Pro. Capitano Porcacchia, Mazzesi, porta la filo, porta. Giro palla prolungato, anche abbastanza lento. Pallone allargato ora per Cosmi, controlla bene col petto. Prova poi a cercare direttamente il centro, ma De Carolis torna bene, riconquista la sfera. Provano a uscire senza buttarla gli uomini maglia blu, con De Carolis che cerca un compagno. Pantaleoni, toccato duro, guadagna un calcio di punizione. Mazzesi va a battere questa punizione centralmente verso Albanesi, che alza la testa e tocca su Bugiani. Il pallone in verticale, non riesce ad allontanare la difesa, buono lo scambio al limite verso Bajlak. La chiusura di Del Brusco, che allontana poi il fallo di Cosimi. Bravo qui a coprire la sfera il numero 3 Partovini, che guadagna un buon calcio di punizione che permette ai suoi di guadagnare metri e rifiatare. Lancio dall'altra parte del campo, fuori misura però, può controllare senza problemi però. Pantaleoni, Albanesi, il pallone in avanti, impreciso ancora. Facile da controllare per Mellone. Del Brusco gioca centralmente, poi la verticalizzazione, interviene Mazzesi, riconquista la sfera ma solo per un attimo il Città di Nettuno, perché sono nuovamente i padroni di casa a poter andare in avanti con Buongiorno, che ha la possibilità di girarsi, va via bene Buongiorno e la sfera sul destro, prova un altro dribbling, poi rientra sul mancino, calcio a giro e colpisce una traversa incredibile. Grande giocata di Buongiorno e Playeuro ancora vicino al vantaggio.
Corner ora battuto da Albanesi verso il centro, il colpo di testa di Magrelli termina alto sopra la traversa. Pallone giocato ora in avanti senza Fronzoli, si combatte con Partoini che copre ancora bene la sfera, poi scarica per un compagno, tentativo di andare in verticale intercettato da Mazzesi, lo scambio poi con l'intervento in scivolata di Quaglieri, ancora in scivolata Quaglieri sul numero 4 avversario che riesce però a scaricare il pressing di Magrelli, alla fine Albanesi a conquistare la sfera a calciare. La risposta del portiere, poi prova ancora Magrelli a correggere, ma pallone che viene allontanato dal Città di Nettuno che se l'è cavata anche in questa circostanza. Mellone va ora a bloccare questa sfera all'interno della propria area di rigore per far rifiatare i suoi, play euro sicuramente più propositivo. Ma è ancora 0-0 dopo 21 minuti di gioco, prima metà di questa prima frazione di gioco che sta per andare. Almeno tre grandi occasioni per la formazione in maglia bianca, ma nessuna rete al momento. Tre punti, ricordiamo, sarebbero importantissimi per il play euro perché permetterebbero di raggiungere il Fonte Meravigliosa a quota 51 al secondo posto e poter pensare anche in grande data la sconfitta del Campo Verde ieri. Ora c'è stato un duro scontro tra Lorenzo Bajlak e un avversario, entrambi accusano una contusione al capo. Brutta botta per Bajlak e Monti. Il numero 7 della Città di Nettuno si è rialzato, vediamo se riuscirà a proseguire la sua gara anche il numero 11 del play euro che si copre il volto. Si rialza anche il numero 11. Scontro fortuito. Nulla di grave per fortuna. Il gioco è stato interrotto per un'irregolarità. Calcio di punizione per il Città di Nettuno. Nulla di grave per fortuna, si può riprendere con la punizione battuta, il colpo di testa di Cosimi. Rifanno ora il loro ingresso in campo i due protagonisti del dolorosissimo scontro di qualche istante fa. Rimessa laterale che va a battere ora proprio Monti, colpo di testa, poi interviene Pantaleoni. Pallone giocato in avanti dal numero 8 Tomassi senza particolare precisione. Si spegne sul fondo la sfera e potrà andare al rinvio pro al 24esimo minuto di questo primo tempo al campo sportivo Maurizio Melli. L'anticipo ora proprio da parte di Monti su Bajlak e rimessa laterale che sarà battuta da Cosimi. All'indietro verso Mazzesi, prova ad andare dall'altra parte del campo in direzione di Magrelli,
che viene anticipato di testa da un avversario, poi ancora Tomassi scarica per Atturi, si fa vedere ora Monti che verticalizza, ha la possibilità di girarsi il numero 9 Tucci che poi cambia gioco dall'altra parte. Lo scarico all'indietro, interviene però Pantaleoni a riconquistare la sfera. C'è spazio per Magrelli che non riesce a chiudere l'1-2 con Albanesi. Albanesi non riesce in realtà a chiudere l'1-2 con Magrelli. Pallone di ritorno leggermente impreciso, rimessa laterale per il Città di Nettuno. Magrelli in avanti, ma solo maglie blu in quella zona di campo. Bugiani non riesce a colpire bene, costretto a regalare una rimessa laterale agli ospiti, battuta in questo momento all'indietro. Traversone verso il centro, il colpo di testa di Mazzesi a prolungare. De Carolis può arrivare sulla sfera, scarica su Monti che tocca a corto per Atturi, poi il pallone in verticale con Porcacchia che fa buona guardia, controlla con la coscia, va in verticale da Buongiorno che ha la possibilità di girarsi spalla alla porta, in due su di lui, prova ad accelerare Buongiorno che poi commette anche un fallo, ha cercato l'iniziativa personale il numero 9, probabilmente avrebbe dovuto allargare prima il gioco sulla destra per Lorenzo Bacelak. De Carolis viene verso il centro, poi scambia bene con Tucci, ancora De Carolis, il tocco, poi se la cava, la difesa del playout che riconquista la sfera, allora Pantaleoni fa subito in verticale ma c'è l'anticipo su Buongiorno, allora possono ricominciare gli ospiti che in questa fase di gara sembrano aver trovato maggiore sicurezza. Un fallo ora a metà campo ai danni di Porcacchia, calcio di punizione che può essere battuto dal play euro, si fa vedere, viene servito Quaglieri che avanza, poi allarga sulla destra per Bacelak che può andare all'uno contro uno, rientra Bacelak sul mancino, poi prova ad andare sul destro ma viene fermato da Del Brusco che poi con esperienza va a prendersi anche il calcio di punizione. Ottimo il break difensivo del numero 6, capitano del Città di Nettuno, che va a battere ora questo calcio di punizione in verticale, il velo di De Carolis, ma capisce tutto il numero 2 Cosimi, poi Buongiorno prova a giocare ma sbaglia ancora, chiede scusa il numero 9. Pallone all'indietro per Del Brusco che alza la testa, costretto a lanciare sull'out di destra dove Bugiani ancora non trova un buon impatto col pallone, si trattava di Albanesi in questa circostanza. Rimessa laterale, difficile calcolare la traiettoria del pallone quando è in aria a causa del forte vento che oggi accompagna la gara al Maurizio Melli. Rimessa battuta ma pallone perso. Allora Pantaleoni ricomincerà dietro allargando il gioco su Cosimi che ha tanto campo davanti a lui. Alza la testa il numero 2, prova la verticalizzazione in favore di Buongiorno. Può andare il numero 9, combatte con un avversario. Il tocco di Del Brusco lo costringe al calcio d'angolo. Bacelak va alla battuta di questo calcio d'angolo, il colpo di testa da allontanare, poi riesce a riconquistare la sfera Quaglieri che allarga sulla destra proprio per Bacelak che fa fuori il primo avversario, anche il secondo, poi c'è uno scontro con il numero 4 Atturi, l'irregolarità però è di Lorenzo Bacelak e dunque il calcio di punizione sarà in favore del Città di Nettuno. Cosimi. Porcacchia, Cosimi, Pantaleoni,
Albanesi in verticale su Magrelli. Si gira, prova ancora a suggerire in avanti. Del Brusco fa un'ottima guardia, poi una finta, poi un dribbling. Poi il tocco non trova un compagno. Ha rischiato tantissimo il numero 6 qui. Cambio di lato. Quaglieri prova a tenerla, controlla bene in un primo momento, poi col pallone, col piede. Sinistro, si tocca la sfera mandandola oltre la linea laterale del campo. Sarà rimessa laterale in favore della squadra ospite. Pallone giocato in avanti. Non ottimo il controllo di Partoini. Può alzare la testa allora Pantaleoni, che gioca centralmente ancora su Albanesi. Il suggerimento di Albanesi. Fuori misura. Difficile giocare col pallone alto. Come abbiamo detto prima, a causa del vento non è andata a buon fine quasi nessuna delle giocate con la sfera per aria, né da una parte né dall'altra. Mezz'ora di gioco che scocca in questo momento. 0-0 tra Playeur e Cittadina e Tuno al campo sportivo Maurizio Melli. Ricordiamo che è il 23° turno del campionato di prima categoria, girone F. La terza in classifica, vuole riagganciare il secondo posto. Del Brusco in anticipo ora col petto. Bajlak prova ad arrivare sulla sfera, ma Monti ci arriva prima di lui. Prova a metterla giù senza riuscirci il numero 4 Atturi. Può ricominciare allora il numero 4 della squadra avversaria, ovvero Mazzesi, che poi allarga il gioco. Porcacchia, ancora Mazzesi. Si fa vedere e viene servito Quaglieri, che poi gioca centralmente su Pantaleoni. Alza la testa il numero 5, che allarga su Magrelli. Non è ottimo il controllo del 10, a cui viene sottratta la sfera, ma arriva Porcacchia ora a riconquistarla. Cerca ancora Magrelli, che prova a girarsi, ma nulla. Commette anche un fallo il numero 10, non d'accordissimo con la chiamata da parte del direttore di gara. Calcio di punizione già battuto. Col possesso palla in fase difensiva per gli uomini in maglia blu, ancora un errore in fase di impostazione. Sicuramente questo il più grande limite della squadra ospite, mostrato nei primi 32 minuti. Si sono difesi anche con ordine, ma nella metà campo avversaria hanno fatto veramente poco. Bajlak ora sulla destra, si allarga, va via ad un avversario, lo salta nuovamente Bajlak, che ora raggiunge il fondo, mette questo pallone verso il centro, viene toccato in fallo oltre la linea di fondo campo. Sarà corner per il Playeur. Bajlak alla battuta, pallone basso, allontanato da Monti, poi Quaglieri tiene la sfera viva, il pallone verso il centro, la rovesciata di Mazzesi, alta sopra la traversa, bella giocata. Monti in verticale, lo scarico. Ancora Porcacchia in anticipo, si combatte, ma la sfera è ancora per gli ospiti. Con De Carolis che avanza ora sulla sinistra, punta Cosimi, viene verso il centro l'11, che poi prova a suggerire dall'altra parte, dove c'è il controllo, la conclusione. Si oppone Bugiani, provvidenziale in questa circostanza. Tiro che sembrava anche ben calibrato da parte dell'esterno alto del Cittadino Nettuno. Bacia ancora sulla destra, invitato all'uno contro uno da Cosimi. Preferisce invece crossare. Lo richiama proprio il compagno. Può ripartire la squadra ospite col pallone in avanti, che passa. Pantaloni interviene, poi tocca indietro per Cosimi. È corto il tocco. Rimessa laterale per il Cittadino Nettuno.
Monti, giocare indietro su Del Brusco che alza la testa e va in verticale. Porcacchia, copre la sfera col petto, ma c'era il fuorigioco da parte di Tucci. E allora la rimessa laterale, il calcio di punizione in favore del Play Euro con lo scambio tra Pantaleoni e Albanesi. Il pallone poi allargato sulla sinistra, manca il controllo Bugiani. Restituita subito la rimessa laterale con una giocata non riuscita alla Città di Nettuno. Cosimi, Pantaleoni, alza la testa, prova a suggerire in verticale con questo pallone che per una questione di centimetri è lungo per Magrelli. Interviene Mellone che può bloccare la sfera. 36esimo in corso, 0-0 tra Play Euro e Città di Nettuno. Pallone ora per la squadra ospite, allargato sulla sinistra dove c'è De Carolis che può avanzare, cerca l'uno contro uno. De Carolis raggiunge il fondo, mette il pallone verso il centro, si oppone Cosimi che fa un'ottima guardia e poi allontana. Bajlak prova ad arrivare in velocità ma Del Brusco è in vantaggio, lo scavalca il numero 6. Ancora maglie bianche però in possesso della sfera con Pantaleoni che cerca il suggerimento per Buongiorno, lo scarico Albanesi, ancora Buongiorno, trova il varco per Magrelli che calcia e arriva l'1-0 del Play Euro al 37esimo minuto di gioco. Il gol è di Magrelli. A 0 Play Euro al 37esimo minuto di questo primo tempo. Si sblocca la gara, i padroni di casa che avevano già avuto la possibilità di farlo in almeno tre occasioni. Qui al termine di una ottima azione il pallone è arrivato sui piedi di Magrelli che a tu per tu ha trovato il secondo palo battendo Mellone e facendo 1-0 per la squadra di casa. Ora c'è un uomo a terra per la formazione ospite, viene nuovamente interrotto il gioco per favorire l'ingresso dei sanitari. Prolungata l'interruzione del gioco, c'è stato anche un cambio. Ha fatto il suo ingresso in campo il numero 16 Tosto, Mazzesi. Bajlak riesce a tenerla in campo, non secondo il direttore di gara. Atturi ricomincia da Carletti che prova una giocata rischiosa, subisce fallo ma il dribbling lì
poteva costargli molto caro. Bugiani in anticipo. Magrelli combatte con Miozzi, alla fine la rimessa laterale è in favore del numero 2 del Città di Nettuno. Porcacchia. Mazzesi. Cosimi controlla. Ricomincia ancora da dietro. Giropalla che ora potrà essere gestito anche con più sicurezza dato il vantaggio. Bugiani. Porcacchia. Mazzesi. Sale Cosimi e si abbassa il numero 8 Quaglieri. Ora Porcacchia di testa. Va a suggerire all'indietro per Pro. Cosimi. Albanesi. Pantaleoni col tacco. Riesce a servire sulla sinistra Bugiani. In verticale si fa vedere Magrelli. Chi controlla? Scarica ancora per il 3. Poi il pallone verso il centro in favore di Buongiorno, che prova a girarsi ma viene fermato da Carletti, che poi va a guadagnarsi anche un buon calcio di punizione. Si stanno comportando bene i due difensori centrali del Città di Nettuno, autori finora di una buona gara. D'altronde il Play Euro ha trascorso quasi tutta la gara finora nella metà campo avversaria. Buongiorno all'uno contro uno. Va via Buongiorno verso il fondo, poi rientra, prova a scaricare con l'esterno, pallone fuori misura, Albanesi riesce a tenerlo vivo verso Cosimi, per il quale è difficile tenere in campo questo pallone. Rimessa laterale, battuta, si combatte ancora con Buongiorno che ora riceve il pallone e va centralmente verso Albanesi, che si gira benissimo e allarga su Bugiani. Alza la testa il numero 3, che poi va a cercare un traversone, pallone che arriva dall'altra parte su Buongiorno, che non controlla. Sfera che termina oltre la linea di fondo campo. Uno a 0 Play Euro, 43 minuti del primo tempo sono trascorsi. Ci sarà qualcosa da recuperare, gioco che è stato interrotto in più di una circostanza. Cosimi. Pantaleoni. Va col lancio in profondità verso Magrelli, il pallone è troppo lungo, ma applaude il numero 10. Con i suoi inserimenti ha messo in difficoltà più di una volta la difesa del Città di Nettuno. Bugiani. Bajdak prova ad andare in verticale, pallone lungo. Combatte nei pressi della linea laterale del campo, conquista una rimessa laterale Bugiani, va lui a batterla giocando su Pantaleoni, che alza un campanile. De Carolis riesce a mettere a terra questa sfera, poi va a lanciare verso il centro, ma Mazzesi controlla col petto sontuosamente, poi serve Magrelli che trova Bajla, che non controlla benissimo, poi con la solita agilità va via bene il numero 11, che tocca il pallone un po' troppo e lo perde. Dall'altra parte Porcacchia guadagna anche la rimessa laterale, oltre a sottrarre il pallone a Villani.
Bajlak alza la testa, prova a servire Magrelli. Pallone nuovamente lungo, ma lo ripetiamo. C'è un forte vento qui al Maurizio Melli oggi. Quando il pallone viene alzato non è mai facile leggerne la traiettoria. Due i minuti di recupero segnalati dal direttore di gara. Si arriverà dunque al 47esimo. In questo primo tempo che vede il play euro in vantaggio per una rete a zero, c'è da dire che è stato praticamente uno spettatore privilegiato, pro, mai chiamato in causa finora. Va a conquistare un calcio di punizione ora Mazzesi, Albanesi. Porcacchia, pro. Va a lungo. De Carolis in anticipo. Non è ottimo il suo controllo. La rimessa laterale sarà in favore del play euro. Cosimi con le mani in verticale verso Quaglieri, che però non riesce a mettere giù. Monti su Del Brusco. Si ricomincia da Carletti. Prova ad alzare il pressing il play euro. Monti attaccato da Bajlak. Perde la sfera. Prova ad andare all'uno contro uno il numero 11. Viene fermato e poi commette un fallo. Del Brusco. Escono bene ora palla al piede i calciatori in maglia blu. Poi il pallone viene lanciato in avanti. Mazzesi con la testa tocca in tranquillità per Pro. Pantaleoni. Albanesi va in verticale. Buongiorno, non arriva su questo pallone, arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara. Play Euro 1, città di Nettuno 0 alla fine dei primi 45 minuti. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo che ha avvio in questo momento col pallone giocato dal Play Euro in vantaggio per 1-0 sul città di Nettuno, vantaggio maturato al termine dei primi 45 minuti grazie al gol messo a segno dal numero 10 Magrelli. Padroni di casa che hanno avuto in più di un'occasione la possibilità di andare a segno, soffrendo praticamente nulla. Ospiti che dovranno sicuramente mostrare qualcosa in più nella metà campo avversaria per provare a rimettere in piedi questa gara. Pallone in avanti ora col tentativo di rinvio che non riesce, poi Buongiorno prova a tenere il pallone in campo, ci riesce, ma favorisce l'intervento di Del Brusco che copre la sfera, è attaccato da Pantaleoni, la riconquista il numero 5 che poi prova ad andare via col tacco, viene messo giù e guadagna un buon calcio di punizione. Qualche parola di troppo tra Pantaleoni e Carletti che ora sembrano aver chiarito. Sembra tutto a posto, si potrà andare a
alla battuta di questo calcio di punizione con Albanesi sul punto di battuta che mette dentro, sfera allontanata. Ancora al centro del campo si combatte con Tosto che prova a toccare la sfera. Magrelli poi il tocco in verticale su cui fa buona guardia Miozzi. Chiude in fallo laterale il numero 2. Rimessa della quale si incarica in questo momento Bugiani, che trova Pantaleoni che col tacco prolunga verso Magrelli. Prova ancora a cercare il suggerimento in avanti di prima, ma sbaglia. Sono ancora i padroni di casa però ad essere in possesso della sfera, con Mazzesi, poi Pantaleoni, allarga sulla sinistra per Bugiani che ha spazio per andare. Bugiani raggiunge il lato corto dell'area, poi mette il pallone verso il centro. Vorrebbero anche un tocco di mano i padroni di casa, ma si continua con Bajlak che si defila, poi perde la sfera. Allontanato il pericolo col pallone in avanti, ma il fuorigioco abbastanza plateale di Villani. È salita bene la linea difensiva guidata da Mazzesi e Porcacchia. È proprio il capitano ora in possesso della sfera. Va a scambiare con Albanesi prima di ricominciare da pro. Lungo il rilancio, il colpo di testa di Bajlak. Albanesi, poi Pantaleoni alza la testa e prova a cambiare gioco. Il controllo di Buongiorno che va all'uno contro uno, poi premia la sovrapposizione di Bugiani, il cui traversone viene respinto. Allora Tucci mette in movimento De Carolis sull'out di sinistra. A vuoto la scivolata, poi il pallone in avanti con Mazzesi che capisce tutto e interviene. Bugiani ha spazio per salire il numero 3. Sulla sua verticale c'è un compagno servito in questo momento. Si tratta di Magrelli che può andare all'uno contro uno. Viene verso il centro del campo, poi cerca il movimento verso il centro di Buongiorno, il cui taglio è avvenuto con leggero ritardo. Buona l'iniziativa. Mellone è riuscito a bloccare la sfera arrivando sulla stessa prima di Buongiorno. Il suo rilancio poi è fuori misura. Facile preda gli avversari che guadagnano una rimessa laterale. Sul punto di battuta Bugiani che va a lungo, un colpo di testa da parte di Miozzi che però ha commesso un'irregolarità ai danni di Magrelli. Sarà calcio di punizione con Pantaleoni che ricomincia da Porcacchia. Porcacchia gioca in orizzontale con Mazzesi. Pallone in verticale, il controllo di Pantaleoni che si allunga la sfera, gliela sottrae del Brusco che poi prova un dribbling di troppo e la perde, ma la riconquistano i suoi compagni prima che Mazzesi intervenga ad allontanare. Buongiorno non riesce a tenere il pallone in campo. Rimessa laterale per il Città di Nettuno. 6 minuti del secondo tempo sono andati. L'arbitro ha qualcosa da dire alla panchina ospite. Atturi prova a lanciare la sponda col petto di Bugiani. Poteva essere un assist a Tosto. È intervenuto prontamente pro. Verticalizzazione ancora chiusa. Atturi ora si gira bene, eludendo l'intervento di Quaglieri. Poi serve un compagno sulla sinistra. Pallone centrale per Villani che prova a girarsi. Ancora il numero 10 si allarga sulla sinistra, poi lascia la sfera a De Carolis, il cui tocco in verticale non trova nessun compagno. Mazzesi copre bene, serve Pantaleoni che ricomincia giocando corto su Quaglieri. All'indietro per Cosimi. Mazzesi, Pantaleoni,
Porcacchia, sbaglia il tocco. Riconquista la sfera a Tomassi, che poi gioca su Tosto. Il 16 prova ad andare lungo. Porcacchia, manca l'intervento. Cosimi mette in fallo laterale. Deve stare attento a non abbassare la guardia il player, perché il vantaggio è solo di un gol. Nonostante il primo tempo sia stato dominato dalla squadra di casa e le occasioni non siano mancate per andare in rete più di una volta, è solo 1-0 e basta veramente poco a neutralizzare quanto di buono fatto finora. Bal rinvio pro. Buongiorno, attaccato ma tutto regolare. Poi pallone in verticale. Ancora l'estremo difensore del Play Euro riesce ad arrivare sulla sfera, a bloccarla e a favorire la ripresa del gioco per i suoi. Verticalizzazione di Pantaleoni, buona per Buongiorno che va via ad un avversario, ma con un fallo ai danni di del Brusco, che rimane anche a terra, va a scusarsi ora Buongiorno, consapevole probabilmente di aver commesso un'irregolarità. Lo aiuta a rialzarsi. Nulla di grave per il capitano della città di Nettuno, finora uno dei migliori dei suoi, forse il migliore. Mellone va lungo col mancino, il colpo di testa di Cosimi però rompe la possibilità di spingersi in avanti. Allora Magrelli, si gira Magrelli che calcia, colpisce il palo, pallone che torna in campo e Buongiorno sbaglia clamorosamente, vicinissimo al raddoppio il Play Euro dopo 10 minuti del secondo tempo. Hanno sbagliato una grandissima occasione, prima Magrelli e poi Buongiorno. Va il rinvio lungo Mellone, ancora Cosimi, rimessa laterale ora per il Play Euro che continua a sprecare. Cosimi gioca all'indietro. Mazzesi prova il suggerimento in avanti, ma viene chiuso. Poi riconquista la sfera Albanesi, che ha la possibilità di avanzare. Si fa vedere sulla sinistra Buggiani, servito in questo momento. Interviene il numero 2 avversario Miozzi, che chiude in fallo laterale. Buggiani alla battuta. All'indietro per Pantaleoni, che tocca in verticale per Buongiorno, si gira il corridoio per Bajlak, la grande risposta di Mellone, ancora player vicino, stavolta un grande Mellone si è opposto. Buongiorno non riesce a tenere il pallone in campo. Pallone in avanti, Porcacchia non rischia e allontana, Pantaleoni la mette giù, Quaglieri, Pantaleoni allarga sulla destra per Cosimi, avanza il numero 2, sta spingendo il player alla ricerca del raddoppio, ancora Pantaleoni riconquista la sfera, la alza verso il centro, pallone buono per Magrelli in uscita con i pugni. Mellone che subisce anche un fallo proprio dal numero 10. Calcio di punizione già battuto con la città di Nettuno che resiste. Villani fermato da Mazzesi,
È suo l'ultimo tocco. Si fa vedere sulla destra Miozzi, che controlla in questo momento, mette il pallone verso il centro, porcacchia a vuoto, poi Cosimi allontana col mancino. Sfera ancora buona, arriva Bajlak a recuperare il possesso. Quaglieri può avanzare, palla al piede alzare la testa il numero 8, che poi prova a cercare Buongiorno in verticale. Sbaglia però il lancio. Pallone dall'altra parte del campo con Cosimi che combatte con un avversario. Rimessa laterale per il cittadino Nettuno, battuta all'indietro. Atturi ricomincia da Del Brusco, che cerca il lancio in avanti. È in posizione di offside. Tosto. Lungo pro, Buongiorno prova a prolungare di testa, Miozzi copre e va al rilancio in avanti con Porcacchia in anticipo però, poi Pantaleoni, gioca vicino con Bugiani che cerca un suggerimento centrale, chiuso però, il suggerimento in avanti di Tucci non va a buon fine, Cosimi attaccato, allontana senza fronzoli, Buongiorno si impegna per tenere viva questa sfera, Miozzi è più bravo di lui e poi commette anche un fallo il numero 9. Possesso nuovamente per gli ospiti, con Tosto che riceve, attaccato da Bugiani, non ha la possibilità di girarsi, prova il suggerimento in avanti ma viene respinto il suo tocco, poi la possibilità di aprire sulla sinistra per la discesa di Monti che cerca un suggerimento centrale, Mazzesi ancora in anticipo, esce palla al piede il numero 4, la scivolata di Monti che recupera il pallone in modo regolare, poi sfera allontanata, può andare in profondità Buongiorno che manca il controllo e perde una buona possibilità, allora la sponda col petto di Atturi, poi il suggerimento in avanti, pallone che passa, non c'è nessuno della città di Nettuno ad approfittarne, si sta alzando il ritmo al Maurizio Melli, un quarto d'ora di gioco in questo secondo tempo è trascorso dopo 60 minuti, il risultato è di 1-0 per il Player. Quaglieri, Cosimi, costretto a indietreggiare, ricomincia addirittura da pro, mette giù il numero 1 e va da Porcacchia, si fa vedere Albanesi che può allargare su Bugiani, Porcacchia all'indietro per pro. Pantaleoni alza la testa, allarga il gioco su Cosimi che controlla, prova a prolungare verso Bajlak, pallone uscito, l'ultimo tocco è stato di Monti, la rimessa laterale è per il Player, giocata su Pantaleoni che va a trovare Albanesi, allarga dall'altra parte per Bugiani che mette un traversone di prima, fuori misura, termina abbondantemente alto oltre la linea di fondo campo, la rimessa dal fondo sarà per Mellone. Pallone lungo in avanti, Mazzesi ci mette la testa. Pantaleoni riesce ad allargare sulla destra per Bajlak che controlla, prova ad andare via in velocità, Bajlak fa fuori un avversario, ancora punta il secondo, lo salta,
rientra verso il centro, pallone che passa e termina sul fondo. Grandissima iniziativa di Lorenzo Bajra che guadagna solo un calcio d'angolo. Corner battuto da Albanesi verso il centro, pallone che passa, arriva sul secondo palo e viene allontanato da Del Brusco. Buongiorno prova a tenere viva la sfera, scarica su Bugiani, alza la testa il numero 3. Va un traversone verso l'altra parte del campo, c'è anche uno scontro tra Porcacchia e Mellone, ma era arrivato un fischio da parte del direttore di gara, probabilmente a segnalare una posizione di offside. Ora vengono chiamati a intervenire i membri delle panchine per soccorrere i due uomini. In realtà Porcacchia non sembra aver subito danni, a differenza di Mellone. Porcacchia si sta giustificando, probabilmente non ha proprio visto il portiere avversario col quale è andato a scontrarsi. Si rialza l'estremo difensore del Città di Nettuno e proprio lui va a rimettere il pallone in gioco. Ancora un po' dolorante, ma è in grado di proseguire. Pantaleoni ora va a intercettare questo tentativo di verticalizzazione, serve poi Quaglieri che allarga il gioco dall'altra parte, deve correre Buongiorno per arrivare su questo pallone, riesce a tenerlo in campo, poi va via, mette un traversone sul secondo palo, lungo per Magrelli. Buona iniziativa del numero 9, il pallone sul secondo palo, non è riuscito a trovare la deviazione di un compagno e ora c'è anche un cambio nelle file del Play Euro. Abbandona il terreno di gioco proprio Buongiorno. Al suo posto sta per fare il suo ingresso in campo Orlandi. Miozzi con le mani gioca corto su Carletti che allontana, poi Miozzi ancora ad allontanare la sfera e a mandarla nella metà campo avversaria, dove però sono ancora le maglie bianche a controllarla. Porcacchia alza la testa, cerca il suggerimento in verticale, si combatte poi con Albanesi che non riesce a tenere il pallone. Porcacchia di testa permette a Pro di controllare questo pallone senza fretta, ricomincia tenendo il pallone a terra il numero 1 del Play Euro, Pro. Lungo con i piedi, Orlandi prolunga di testa, Miozzi interviene, scarica su Del Brusco che va in verticale a cercare un compagno, poi Villani prova a girarsi, spara alla porta, scarica, buono il fraseggio che favorisce De Carolis, il cui tentativo di verticalizzazione è chiuso da Cosimi in fallo laterale. Rimessa battuta in avanti con De Carolis che trova centralmente Tomassi. Il pallone sul secondo palo di Tomassi, lasciato passare, ma Tosto era in posizione di fuorigioco. Ora furibonda la panchina, ma anche gli uomini in campo del Città di Nettuno, in chiaro disaccordo con il fischio da parte del direttore di gara.
Poteva essere una grande occasione per il Città di Nettuno. Arrivano proteste da quasi tutti gli 11 in campo. Prova al rilancio lungo, il colpo di testa di Orlandi a prolungare. Poi del Brusco. Cerca ancora il suggerimento lungo. La testa di Porcacchia, poi il fallo su Pierleoni da parte di Villani. Gioca lungo Porcacchia, il colpo di testa a intercettare da parte di Tomassi. Quaglieri può aprire su Cosimi, che avanza, palla al piede, la verticalizzazione a favorire Orlandi, che va via ad un avversario, poi cade, ma è tutto regolare per il direttore di gara, non ci sono proteste da parte del numero 18. Esce, palla al piede bene il Città di Nettuno con Miozzi sulla destra, avanza il numero 2, cerca il suggerimento in avanti, il colpo di testa che arriva da parte di Tucci, ma riesce solo a prolungare la traiettoria del pallone, sul quale interviene poi Sicuro Pro, che rimette in gioco. Quaglieri, anticipato dall'ottimo intervento di Del Brusco. Villani, Orlandi, scusate, chiude in fallo laterale. De Carolis scarica, ancora rimessa laterale, questa volta per il play-out. Pantaleoni lascia l'incarico a Cosimi. 24esimo del secondo tempo, 1-0 per il play-out. Bugiani. Pallone vicino al cerchio di centrocampo con lo scambio, poi lo recupera Porcacchia, che però sbaglia il suggerimento. Attenzione, perché leggermente scoperta la difesa del play-out. De Carolis sulla sinistra, vale uno contro uno con Cosimi, mette questo pallone verso il centro. Cross fuori misura, non c'è stata nessuna deviazione. Si riprenderà con una rimessa dal fondo. Un altro cambio nelle file del play-out. A fare il suo ingresso in campo è Panzeri, ad abbandonare il terreno di gioco è Lorenzo Bachlack. Lungo con i piedi Pro, prolunga Albanesi, non riesce nella giocata Magrelli, ma poi il pallone è ancora per i suoi compagni, che possono gestire ora con Pantaleoni, servito da Quaglieri. Va al lancio lungo per Magrelli, che può arrivare su questa sfera, commette un fallo ai danni di Carletti. Tosto, chiuso in fallo laterale da Albanesi. Miozzi batte la rimessa all'indietro verso Carletti, che gioca proprio su Del Brusco. Trova Miozzi, che ha la possibilità di avanzare, cerca il suggerimento in avanti, il colpo di testa di Porcacchia a fare buona guardia, poi Pantaleoni prolunga, mette in movimento Orlandi, che si gira, aspetta la sovrapposizione forse di Bugiani, scarica su Pantaleoni e poi ricomincia da Mazzesi. Ancora in avanti Orlandi, servito, prova ad andare via ad un avversario, si tratta di Carletti che ci mette il fisico, ma un po' troppo, commettendo un fallo. Punizione battuta da Pantaleoni sulla sinistra per Bugiani, che fa partire un traversone. Pallone che passa e viene poi allontanato dalla difesa del Città di Nettuno. Ci mette ancora la testa per Pantaleoni.
Poi Bugiani sulla sinistra cerca l'uno contro uno, raggiunge il fondo, mette un traversone corto, allontanato, ma il pallone è ancora lì. Esce palla al piede, la difesa del Città di Nettuno con un buono scambio che favorisce poi Atturi, che va sulla sinistra a cercare De Carolis. Rientra il numero 11, che viene chiuso da Cosimin. Fallo laterale. Rimessa battuta da Monti, poi il colpo di testa di De Carolis, pallone allontanato, la scivolata di Quaglieri. Ci sta provando il Città di Nettuno, che comunque dalle parti di Pro ci è arrivato veramente col contagocce e creando pochissimi pericoli. Miozzi chiuso in fallo laterale da Magrelli, l'autore del gol che decide il match quando siamo giunti al 28esimo minuto del secondo tempo. 17 più eventuale recupero ancora da giocare. Miozzi gioca lungo il petto di Villani, che copre la sfera e guadagna un'altra rimessa laterale. No, è suo l'ultimo tocco. Mazzesi allarga su Cosimi in verticale per il neo entrato, il numero 15 Panseri, che va a guadagnarsi un buon calcio di punizione che permette di guadagnare metri al play-out. Cosimi, Quaglieri, Pantaleoni e poi ancora Cosimi. Sbaglia però il tocco in verticale il numero 2. Applausi anche dalla panchina ad incoraggiare Cosimi. Albanesi ora cerca il suggerimento in verticale, pallone che passa, può arrivarci Magrelli ma viene chiuso, poi Orlandi col mancino, conclusione fuori misura, poteva essere una buona opportunità, ha calciato male però il numero 18. Del Brusco, lo scarico, possesso sul quale c'è il pressing del play euro, costretti al lancio lungo gli ospiti. Quaglieri scarica, Albanesi si fa vedere, viene servito Bugiani sulla sinistra, all'indietro da Pantaleoni che ricomincia da Porcacchia, il quale prova il cambio di gioco, il colpo di testa, poi Magrelli prova la girata, pallone che sfiora il palo e termina sul fondo, grande acrobazia da parte del numero 10. Mazzesi fa buona guardia su questo pallone, poi lo va a rilanciare in avanti verso Quaglieri, che controlla proprio nei pressi della linea laterale del campo. C'è un fallo ai danni di Panseri. Pantaleoni lancia il colpo di testa, poi pallone sulla sinistra per Bugiani, che ha la possibilità di avanzare. Non forse il cross, ricomincia da Albanesi. Poi Pantaleoni cerca di premiare l'inserimento di Bugiani, ma viene chiuso
tosto, tiene il pallone in gioco, allontana in anticipo Porcacchia su Tucci, poi riesce anche a scaricare il capitano, si gira Quaglieri che avanza, tocca corto per Orlandi, il pallone in verticale, la chiusura, l'apertura ora per Bugiani che controlla col mancino, mette dentro, pallone che passa Magrelli, sfera che rimane lì, il tiro da parte di Quaglieri che termina alto sopra la traversa. Sta sprecando tantissimo il play euro, che ancora non è riuscito a trovare il raddoppio. Pallone in avanti, Porcacchia chiude bene, si fa vedere sulla sinistra Bugiani che ha spazio per avanzare sulla sua verticale, gioca con Albanesi che cerca il suggerimento centrale, il velo e poi la chiusura, resiste Città di Nettuno che comunque sta tenendo viva la partita fino all'ultimo istante, perché l'1-0 è sicuramente un risultato che non può dare sicurezza al play euro. Magrelli ora combatte ma arriva dopo il suo avversario, Quaglieri sbaglia il passaggio, De Carolis ha spazio per andare sulla sinistra, rientra, viene chiuso nuovamente, poi Quaglieri gioca su Pantaleoni, il tocco centrale chiuso del brusco attaccato da Orlandi, non la butta il capitano della Città di Nettuno che poi gioca con De Carolis sulla sinistra, Pantaleoni ancora a chiudere senza fallo, Panzeri mette il pallone verso il centro, fuori misura per Magrelli che comunque applaude l'iniziativa del compagno, 35 sul cronometro, 10 più recupero al termine della sfida fra Play Euro e Città di Nettuno, risultato di 1-0 per la formazione di casa. Pro blocca ora questo pallone sul rilancio di Mellone. Pantaleoni gioca corto su Quaglieri che va in verticale. Panzeri non controlla bene. Si può ricominciare da Mellone che non la vuole buttare, preferisce giocare corto su Del Brusco. Non ha troppi sbocchi, trova la verticalizzazione su De Carolis che va al solito uno contro uno con Quaglieri, perde la sfera. Poi Orlandi, tentativo di verticalizzazione improvvisa, controlla Magrelli che calcia. Grande risposta di Mellone che mette in corner. Corner battuto, pallone che passa, la chiusura ancora, pallone verso il centro, il colpo di testa, il palo, poi la conclusione verso il centro ancora allontanata, traversone. Anche sfortunato il play euro in questa circostanza. Poi Cosimi tiene viva la sfera. Quaglieri allarga su Orlandi. Albanesi dall'altra parte trova libero Bugiani. Pantaleoni. Albanesi dall'altra parte, salito Cosimi che tocca di prima, prova a tenerla in gioco Panzeri che ha a che fare con un avversario,
Guadagna comunque il corner. Angolo battuto, ancora un colpo di testa, pallone sul secondo palo. Si salva la difesa sul tentativo di Orlandi. Poi Bugiani può giocare, tocca l'indietro per Pantaleoni, si chiude l'1-2. Mette giù Bugiani che all'interno dell'area mette un raso terra sul secondo palo. La svirgolata, sfera che rimane pericolosamente lì e poi viene allontanata. Pantaleoni in verticale per Bugiani ancora. Che cerca e trova nuovamente il fondo, mette questo pallone sul secondo palo. Magrelli non ne approfitta perché ha subito un colpo, forse, il portiere del cittadino Nettuno Mellone. Quindi anche bel gesto di fair play da parte del numero 10. Sembra essere la caviglia, la parte interessata. C'è un cambio anche nelle file del Città di Nettuno. Fa il suo ingresso in campo il numero 13 Marigliani. Ad abbandonare il gioco è De Carolis. Il gioco ora può riprendere. Col pallone che viene restituito al Playeur che va a battere questa rimessa laterale con Cosimi. Orlandi e Panzeri scambiano, poi il 15 prova ad andare via ma viene chiuso. Allontana Monti. Porcacchia, in anticipo ancora. Orlandi per Panzeri sulla destra. Va via bene Panzeri che raggiunge il fondo, mette il traversone. L'uscita di Mellone, sicuro, blocca, nonostante sia leggermente zoppicante, il numero uno della squadra ospite che poi va al rinvio verso Tosto, che riesce a tenere questo pallone vivo, a metterlo giù e a scambiare con il numero 8 Tomassi, che cerca il cambio di gioco, ma Cosimi chiude, poi Quaglieri va via benissimo ad un avversario, tocca su Panzeri che allarga sulla destra, il pallone in verticale, la tocca Pantaleoni forse senza volerlo. Calcio di punizione per il Città di Nettuno, già battuto con Villani che si gira a spalle alla porta, in mezzo alle maglie avversarie, fa, trova un buon varco, poi c'è un fallo ai danni di Monti e calcio di punizione. Mentre c'è tempo per l'ultimo cambio nelle file del Playeur, abbandona il terreno di gioco l'autore del gol che decide per ora la gara, ovvero Magrelli. E Holmes, se non vediamo male. Sì, si tratta proprio di Holmes che fa il suo ingresso in campo per questi ultimi 4 minuti più recupero rimasti da giocare al Maurizio Melli col Playeur in vantaggio per 1-0. Calcio di punizione che ora va a battere Del Brusco che col mancino mette il pallone verso il centro, fa buona guardia pro senza troppi problemi. Albanesi
lo scambio con Bugiani che a campo sulla sinistra, si fa vedere Orlandi che chiude ancora all'1-2, c'è Panzeri, poi ancora pallone sulla sinistra per Bugiani, inseguito da un avversario, guadagna la bandierina, calcio addosso all'avversario e si prende un prezioso calcio d'angolo. Sarà il non entrato Holmes a battere il... corner. Verso il centro il colpo di testa di Orlandi, che trova il pallone ma non la porta. Bugiani, tosto in pressing, se la cava il numero 3, che riesce a servire Albanesi, il cui cambio di fronte trova la sponda di Holmes in favore di Quaglieri, che cambia gioco dall'altra parte, controlla Orlandi che prova ad andare via l'uno contro uno, Orlandi fermato bene da Monti, poi arriva anche Del Brusco a sostegno, con Panzeri che pressa, il tocco all'indietro verso Monti, che in qualche modo allontana, ma la rimessa laterale è in attacco per il play-out. Orlandi, Cosimi, Albanesi, si fa vedere ancora Bugiani che ha corso tantissimo su quella fascia, all'indietro per Albanesi, prolunga Pantaleoni, Quaglieri apre il gioco sulla destra dove arriva Cosimi, all'indietro per Orlandi, cerca il suggerimento centrale, controlla Holmes, ma in posizione di fuorigioco. Si è mossa bene la linea del Città di Nettuno, con un po' di ritardo invece Holmes, finito in fuorigioco. Pallone dall'altra parte del campo, il colpo di testa di Mazzesi che chiude in fallo laterale. Rimessa battuta, colpo di testa di Cosimi da allontanare, dovrà andare ancora con le mani Monti. Sta arrivando ora Marigliani, no, ancora Monti a battere, guadagna un'altra rimessa laterale. Allontana Pantaleoni, sui piedi di Atturri però, poi Orlandi riconquista la sfera, Panzeri allontana alzando un campanile, si combatte ancora con Porcacchia che senza fronzoli spedisce il pallone in fallo laterale, c'è anche un po' da soffrire ora per il play-out che non è stato in grado di chiudere la gara per tutto il secondo tempo. Pantaleoni riconquista ora la sfera, ha spazio per andare, cerca Panzeri ma arriva la chiusura di testa. Poi ancora Atturri, atterrato, tutto regolare però, spazio per Albanesi che avanza, va via ad un avversario, poi apre il gioco sulla sinistra per Panzeri che riesce a tenerla in gioco, poi l'ultimo tocco è di Monti, il calcio d'angolo sarà per il play-out. Anche subito un pestone, probabilmente Panzeri, ma è riuscito a guadagnare un buon calcio d'angolo nelle battute finali di questo match. Non sale quasi nessuno nelle file del play-out. Presumibile che si andrà alla battuta corta, che avviene proprio in questo istante, verso Orlandi, che poi scarica su Pantaleoni, può pensare alla conclusione, la prova a giro, ci mette la testa Del Brusco. Poi Quaglieri ancora allarga su Bugiani, controlla il numero 3,
serve sulla sua verticale Holmes, che va al traversone di prima, deviato, ancora calcio d'angolo, rimane in attacco il player. Lo scarico su Bugiani, che gioca lì indietro su Orlandi, controlla Orlandi, poi prova ad andare via in mezzo a quattro avversari, se la cava in qualche modo Orlandi, poi un rimpallo porta anche l'arbitro a fischiare un calcio di punizione in favore del Città di Nettuno. Avanza palla al piede Monti. Carletti per Del Brusco, siamo veramente alle battute finali. Pallone in avanti. Buono il sombrero di Villani che poi prova a prolungare il colpo di testa. Pallone che arriva dalle parti di Monti, attenzione, controlla, spara alla porta il numero 7. C'è Porcacchia su di lui. Vanno a terra in due, si trattava di Bugiani. Poi il fallo è stato di Monti. Arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara. Play Euro batte Città di Nettuno 1-0. Si porta a 51 punti. Aggancia il Fonte Meravigliosa e va a meno 5 dal Campo Verde capolista.